Ma la fine con la tipo di ieri. Boh, fra, carina, però non lo so. Ma vediamo questi giorni che succederà. C'è tutti. Oh, bello, zio. Allora, zio, da fumare. Vai, vai. 10. Inizia a pagare, fra. Due, qua. Sempre qua, se no. Bella vita che fate, eh. Grazie, zio. Ciao, zio. Ciao, ciao. Beh, stavi dicendo quindi... boh, non mi fa impazzire, guarda, se vuoi... al cinema ieri. Sì, sì, ma se vuoi te la lascio, cioè, se ti piace. Boh, dai, dopo magari gli scrivo. No, ma l'accendiamo a testa. Però non accendino, non testa. So. Anche a 3 ore, o dico. Figurati. In pratica ho parlato con un ragazzo di audio video e mi ha detto che stanno arrivando dei PC nuovi a scuola e sono dei Mac. Se riusciamo a rubarli ci potremmo fare almeno otto. Sì, ma è difficile. Fatti, dopo se ci sgamano è un casino. Vai, fra, che cazzo. Però come fai a rubarli, infatti? Alla domenica mattina, incappucciati e... Sì, che siamo diabolic. Tu ascolta l'idea e vedi che... Ora che ci pensa, non so. La feria sta diabla, ya si el perro baila. A todo nos cambia, ninguno es la sección, es la razón de robar. Llevándote a matar y a tu propia sangre puedes traicionar. La feria es la que habla y así el perro baila. A todos nos cambia, ninguno es la sección, es la razón de robar. Llevándote a matar y a tu propia sangre puedes traicionar. Cuento mis amigos con la palma de mi mano. Mi jefe, mi jefita y mis hermanos. Familia, fe y patria es lo que necesitas. Teniendo las tres, ninguno te agüita. La feria no es todo, sin embargo es la única cosa. Para conseguirla hacemos cualquier cosa. Pregúntale a Sosa, es muy peligrosa. El amigo verdadero es un peso en la bolsa. Cuando te ven te tratan, si eres pobre te maltratan. Si eres rico te idolatran. Si les das la mano se llevan el pie. Haciendo así lo que les conviene. Mordiéndole la mano al que los mantiene. Escucha compañero, te voy a ser sincero. Donde manda el capitán no domina el marinero. Y en esta vida no eres nadie sin el pinche dinero. La feria es la que habla y así el perro baila. A todos nos cambia, ninguno es la excepción. Es la razón de robar, llevándote a matar. Y a tu propia sangre puedes traicionar. La feria es la que habla y así el perro baila. A todos nos cambia, ninguno es la excepción. Es la razón de robar, llevándote a matar. Y a tu propia sangre puedes traicionar. Desde el más morrito hasta el más viejito, capaz de cometer cualquier delito. Todos me dicen yo a ti te necesito, soy la razón de robar. Oh, rumore, raga, perrete, veloce, 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 veloce. Va, 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 va. Devo fare il cappello, dai, mamma, dai, dai, muore, dai, faccio, corri. Ma scendo a niente, siamo a niente. Peppe, sei tu? Sì. Quello del cappellino. Quale? Come quale? Adesso non prendiamoci in giro. Allora, domenica 27 febbraio tu hai lasciato cadere un cappellino vicino ai laboratori e da questi laboratori sono spariti 3 computer. Li ho rubati da solo i computer. Li ha rubati da solo i computer? Sì. Li ho portati una alla volta fuori e... rubati. 3 computer con 3 tastiere, 3 mouse, te li sei portati fuori. Tu sei maggiorenne, vero? Sei maggiorenne e quindi e qui, questa è la condizionale. Questa è la condizionale che ti giochi alla tua età. Cos'hai, 19 anni? Allora tu confermi di essere stato da solo. Sì. Va bene. Ok, Peppe, senti, io se non ti dispiace vado a fare 2 chiacchiere con i tuoi 2 amici. Sappi che la tua scelta implica delle conseguenze. Ti lascio qua pensare. Arrivederci. Armando, forza, fammi questa ricostruzione di domenica 27 febbraio. No, cosa è successo? Non so, me lo dica lei. Vuoi che te lo dica? Prego. Domenica 27 febbraio, su Peppe, insieme a te e Alex,
come fa a essere un certo lei di quello che mi ha detto ora? Se facessi l'imbianchino ti saprei dire quanto tempo ci vuole a pittare questa stanza. Io faccio il poliziotto. Io intanto vado a parlare di là con Alex. Tu stai qua, ci pensi, e quando torno mi darai un po' una versione credibile dei fatti, ok? Dai. Bene, Alex. Allora, raccontami un po' che è successo. Ma non so niente. Senso. Non sai niente. È strano che tu non sappia niente, perché Peppe era qua, con te e Armando. Avete preso il computer e non ti ricordi nulla. E come fa a dire che ero qua? Allora, Alex, sei maggiorenne o sei minorenne? Dimmi un po'. Minorenne. Minorenne. Non ho già detto che non si niente. Cioè, non c'entro niente con me. Quindi Peppe, da quello che dici tu, ha preso, è entrato, si è preso il computer da solo, anzi no, con Armando. Boh, cioè, ma non ha detto niente. Non ti caso fosse bene. Va bene, Alex. Sei consapevole di quello, delle tue scelte. Io vado un attimo di là dai tuoi compari e ti lascio qua. Intanto ci rifletti un pochino, perché mi sa che hai di che riflettere. Eccomi, Armando, mi aspettavi, eh? Allora, siamo arrivati alla conclusione. Lo sapevo. D'altronde, il tuo amico lo conosci. Hai soltanto la possibilità di raccontarmi come sono andate realmente le cose e magari ne terremo conto. Altrimenti, senti, lascia stare, tanti tuoi amici ci hanno raccontato tutto, quindi io sono qua per prendere una dichiarazione, se no, guarda, me ne vado che mi avete già fatto passare troppo tempo qua. Hai qualcosa che mi vuoi raccontare? Quella domenica arrivavamo, io appunto e i miei due amici. E i miei due amici chi? Peppe e Alex. Ok. Avevamo in mente di venire qui a scuola, mentre appunto era chiusa, e prendere tre computer per poi magari rivenderli. Ecco, tutto qui, non c'è altro da aggiungere. No, da aggiungere c'è chi ha avuto la bella pensata. Quanto lo so già, però voglio sentire la tua versione. Ma diciamo è stata un'indecisione comune comunque. Non mi prendere in giro, forza, tanto so già chi ha avuto la bella idea. Dimmelo, se no lo segno che non lo dici. Allora. Ha pensato Alex. Alex. Come avete fatto a entrare? Sapevamo che c'era un ingresso appunto dal retro che la domenica rimaneva comunque aperto visto che la porta non funziona molto bene. E abbiamo pensato appunto di usare quella come entrata principale. Visto che ci abbiamo messo poco tempo. Va bene, hai fatto una buona cosa. Si è fatto del bene e fatto bene anche te, ragazzi. La que habla y así el perro baila. A todos los cambia, ninguno de las secciones. La razón de robar, llevándote a matar. Y a tu propia sangre puedes traicionar. La feria es la que habla y así el perro baila. A todos los cambia, ninguno de las secciones. La razón de robar, llevándote a matar. Y a tu propia sangre puedes traicionar. Creado con nada, creo una sed sin fin, incurable. Siendo estudiante de la calle, malicié las dos maneras, las dos avenidas, persiguiendo el efectivo. Detrás de puertas cerradas o con trajes y corbatas, las viajé y gané la moneda.
vida. Ciertos problemas pero infecta con envidias. Ya lo que deseo es mío y lo que es mío el mundo desea, pero neta prefiero vivir así que ser limosnero. Pero neta prefiero vivir así que ser hambriento. Antes tenía pocas amistades y ahora menos, a la confianza le puse los frenos.